La provincia di Barletta-Andrea Trani ha quattro personaggi illustri che danno peso a questa nuova provincia. Com'è nata l'idea di ripercorrere la loro storia? Beh, anzitutto il riferimento è appunto alla nuova provincia, cioè una realtà che all'interno della Puglia ha delle sue caratteristiche particolari. Si è dato il caso che questi quattro personaggi pugliesi, e più che pugliesi, che appartengono alla cronaca, alla storia nazionale, fossero oriundi, nel caso di Imbriani fossero eletti e quindi protagonisti della vita politica in questa, all'interno di questa provincia. La prima parte del volume è costituita da una indagine storico-urbanistica sulla città di Trani dalle origini fino a tutto l'Ottocento, che doveva fare parte di una impresa editoriale complessa che poi non è andata a buon fine. Questa cornice è quella che si riferisce specificamente alla città e quindi giustifica anche la presentazione del volume a Trani. Gli altri quattro personaggi, uno è nativo di Trani, cioè Giovanni Bovio, ma viene esaminato per suoi particolari aspetti di ideologia e di cultura politica negli anni 80 dell'Ottocento. Imbriani è eletto a Corato e Trani fa parte del collegio elettorale dell'epoca di Imbriani, e di lui vengono esaminati gli atteggiamenti parlamentari di difesa della libertà, dei diritti dell'assemblea appunto parlamentare. E poi c'è Raffaele De Cesare, che è nativo di Spinazzola e che è un distinto giornalista e conferenziere, scrittore politico tra 8 e 900, e questi praticamente sono, e poi Gaetano Salvemini, che è di Molfetta però è presente, diciamo, è attivo nella provincia di Bari degli inizi del Novecento, e di cui viene esaminata post mortem la fortuna storiografica nel corso degli anni 80 del Novecento, in cui nelle vicende politico-culturali dell'Italia di 30 anni or sono ha un suo rilievo particolare, perché si cerca di guadagnarselo da parte di diverse tendenze politiche. Quindi è più che altro una storia della cultura più che il riferimento a Salvemini personalmente. La fortuna di Salvemini negli anni 80 del Novecento.